Grazie signor Presidente. Il mio gruppo, il gruppo dell'Unione di Centro, voterà convintamente no rispetto a questa votazione sulle pregiudiziali di costituzionalità. Noi condividiamo pienamente il giudizio che ha dato adesso l'onorevole Ventura, ma sintetizzando la cosa potremmo dire: meglio una cattiva manovra che nulla. Siamo molto meravigliati della presentazione di questa pregiudiziale da parte dell'Italia dei Valori, perché se come ipotesi di scuola la pregiudiziale di costituzionalità dovesse mai essere approvata oggi dal Parlamento, determinerebbe l'immediata caduta della manovra e l'Italia si troverebbe probabilmente nelle giornate di domani esattamente nella condizione della Grecia. Che ci sia un gruppo parlamentare di opposizione che auspica un epilogo di questo tipo, francamente mi sembra rasentare l'irresponsabilità, e questo va ben oltre il merito della manovra. Vorrei ricordare ai colleghi dell'Italia dei Valori alcune dichiarazioni di queste ore. Certo, queste dichiarazioni non eterodirigono il Parlamento, ma dovrebbero pur avere un valore per noi che siamo responsabili politici la lettura di queste prese di posizione. Jean-Claude Trichet ritiene un primo impegno concreto del governo italiano questa manovra. Draghi ha dichiarato, futuro governatore della BCE, che è necessario varare in fretta e pienamente tutte le misure conformemente alla lettera inviata dalla BCE al governo italiano. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a cui tutti noi spesso ci richiamiamo, non si sa con quanta convinzione, dichiara che questa manovra è indispensabile e urgente e ha rivolto un appello a tutte le forze politiche perché sforzi rivolti a questo fine non vengano bloccate da incomprensioni e da pregiudiziali insostenibili. Onorevoli colleghi, io credo che debba fare riflettere molto questa presentazione di pregiudiziale, perché se noi vogliamo evitare per l'Italia i rischi che si stanno delineando sui mercati anche questa mattina, tutti noi dobbiamo avere la consapevolezza di uno sforzo comune di responsabilità, un'assunzione collettiva di impegni. Questa presentazione, a mio parere, è del tutto incongrua e irresponsabile, per cui vorrei esprimere tutta la dissociazione, forse anche l'indignazione, che il mio gruppo ha. Non è assolutamente possibile che l'opposizione possa essere considerata parte di un disegno antinazionale. Se questa pregiudiziale fosse approvata, evidentemente si danneggerebbe gravemente il nostro Paese. Per questo noi la respingiamo convintamente, come daremo un voto contrario alla manovra, perché si poteva fare meglio e di più, ma la presentazione della pregiudiziale non può che essere biasimata fortemente da parte dell'Unione di Centro.